ha rinunciato perché dice che gli oratori, per avere la testa lucida, secondo la psicologia, dovrebbero avere 7 gradi. Qua ce ne sono di più, ma insomma, spero, che la mente in qualche modo funziona. Allora, l'Europa è caratterizzata dall'irriducibile diversità di culture e di popolazioni, e questo pluralismo, da un lato, è la sua ricchezza e la potenziale fonte per l'estensione della democrazia, dall'altro è la fonte delle difficoltà per la sua integrazione. Ripeto, per sommi capi, quanto avevo detto ieri all'inaugurazione, alcuni dati fondamentali. L'Unione Europea ha 510 milioni di abitanti, è formata da 27 stati, ciò che non esaurisce l'Europa perché siamo una cinquantina, 16 o 17 con l'Estonia stanno nell'area dell'euro, meno stanno nell'area di Schengen. Quindi si tratta di un enorme blocco che in termini geopolitici va dal circolo polare artico a Malta, dalle Azzorre a Cipro, e che costituisce, come tutti sappiamo, una grande potenza economica, una modesta potenza politica e una quasi ridicola potenza militare. Ci sono solo due brigate franco-tedesche come qualcosa che da un punto di vista di intervento militare caratterizza l'Unione Europea. Il suo ampliamento nel 2004 e nel 2007 ai paesi dell'ex blocco comunista dell'Est ha sanato una frattura storica nota come la cortina di ferro, e dall'altro ha aperto a quel mare mediterraneo in cui, come diceva Platone, i popoli rivieraschi si affacciano come rane in uno stagno. Ora, la cortina di ferro non è altro che l'ultima faglia politica che ha attraversato l'Europa. Parlo di faglia politica in analogia alla faglia geologica di San Andreas in California, quella che nella teoria a zolle della crosta terrestre rappresenta la linea di frattura, perché in California una parte va verso sud-ovest e un'altra parte va verso nord-est. Faglie politiche che hanno attraversato l'Europa per millenni e che in alcuni casi si sono sanate, in altri casi no. Non parlo di quella che separa in Italia il sud dal nord, anche perché prevedibilmente, ma ce lo dirà l'avvocato Pincione, abbiamo una mezza idea per l'anno prossimo. La faglia più importante e più lunga come durata è quella rappresentata dall'limes germanico-retico, quello che partendo dalla Baviera attraverso l'Austria e poi seguendo il Reno arrivava fino all'attuale Olanda, e divideva l'Europa occidentale dal mondo germanico. È una faglia che ha aspetti anche abbastanza quotidiani e visibili: da una parte la cultura del vino e del burro, dall'altra del vino e della birra, dall'altra quella dell'olio d'oliva e del burro. E si potrebbe aggiungere da una parte il barocco e poi con un grande salto per arrivare a paesi come la Polonia o la Repubblica Ceca, l'assenza quasi completa di barocco. C'è un'altra faglia che non si è chiusa e che rappresenta un elemento di frizione. È quella che separava nel mondo antico
l'impero romano d'Occidente dall'impero romano d'Oriente e successivamente l'impero ottomano dall'impero asburgico. Ed è quella che passa attraverso l'attuale Kosovo. Ora, verso est abbiamo avuto storicamente un'espansione da parte dei cavalieri teutonici, tutti ricordano forse il film di Eisenstein, dalla Prussia verso la Polonia e la Russia. E quindi noi abbiamo un'Europa che da tempo, molto prima della Cortina di Ferro, è stata solcata da fiumi di sangue, per così dire. E soprattutto la frontiera del Reno ha visto degli scontri formidabili di civiltà e di culture. Ora, noi viviamo sostanzialmente nell'attuale Unione Europea in una situazione di pluriappartenenza. Possiamo essere di Carrara e nello stesso tempo toscani, italiani, europei. Ciò che non contrasta in linea di principio con la formazione di un'identità, come si dice, stratificata. E abbiamo una cultura sostanzialmente comunitaria che è il risultato della presenza capillare prima della divisione del terreno agricolo tra i veterani romani con le centuriazioni, la Romania per quanto riguarda la tradizione latina nasce così, poi della capillarità delle parrocchie e dei conventi, e quindi abbiamo una tradizione come dire, di qualche rapporto molto più diretto con il territorio rispetto a quello che si può avere negli Stati Uniti o nell'Unione Sovietica.